L'apparenza non inganna. Sì, questo video è intitolato proprio così. L'apparenza non inganna. Sapete tutti, no? Che si dice l'apparenza inganna. Si dice anche l'abito non fa il monaco. E invece no. L'apparenza non inganna. E l'abito fa il monaco. Cerca il detto popolare, l'abito non fa il monaco, di certo esso è stato coniato a posteriori, cioè qualcuno si è imbattuto in un truffatore vestito da monaco, è rimasto truffato, per cui è nato il detto, l'abito non fa il monaco. Ma di solito l'abito fa il monaco, di solito. Se io incontro una persona vestita da prete, ritengo che sia un prete. Se incontro una donna vestita da monaca, da suora, ritengo che sia una monaca, una suora. Poi, non so, se voi vedete la carrozzeria di una Mercedes, di un'auto Mercedes. Che fate? Dite che l'apparenza inganna? Eh? Se voi vedete l'apparenza, la scocca, vedete la carrozzeria di una Rolls Royce, di una Jaguar, di una Mazda, che dite? L'apparenza inganna? Eh? No, no. Quando uno va a comprare la Mercedes, compra la Mercedes, non dice che l'apparenza inganna. Quindi l'abito fa il monaco e l'apparenza non inganna. E allora dobbiamo tornare al grande filosofo tedesco Immanuel Kant. E beh, ne posso parlare? Io ne posso parlare io, perché io sono Serafino Massoni. Questa è la mia storia della filosofia. Eccola qua. E infatti, per chi non lo sapesse, io, Serafino Massoni, sono stato per tanti anni professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi ho superato un pubblico concorso nazionale e sono diventato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. La mia ultima sede di servizio è stato il liceo classico e scientifico Gonzaga a Castiglione delle Stiviere, dove conservano un ottimo ricordo del preside Serafino Massoni. Tra l'altro il preside, insomma, Serafino Massoni ha scritto tante, 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 tante opere, tante, tante opere, tante opere. Inoltre Serafino Massoni, dal lontano anno 2007, opera anche sul web, ha dei pregiati canali su YouTube, dei Dailymotion, Instagram, Facebook, Twitter. Serafino Massoni su YouTube ha un canale con circa 15.000 iscritti e circa 10 milioni di visualizzazioni e oltre 12.000 video. Quindi Serafino Massoni non è l'ultimo arrivato, capito? Non è l'ultimo arrivato. Allora torniamo a Immanuel Kant, il grande filosofo Immanuel Kant, il quale, riferendosi alla realtà, riferendosi all'universo infinito ed eterno, riferendosi insomma a tutto ciò che noi vediamo, distingueva la realtà fenomenica dalla realtà noumenica, distingueva il fenomeno dal noumeno. Kant diceva,
che il fenomeno è ciò che appare. Cioè, il fenomeno è ciò che ci appare di un'automobile Mercedes, ci appare è il fenomeno. Però ciò che c'è dietro il fenomeno e noi non lo possiamo conoscere. E ciò che noi non possiamo conoscere, dice, che altro chiama il noumeno. Cos'è che non possiamo conoscere? Circa il corpo umano si presenta con un aspetto, con un abito, con un'apparenza. Però il corpo umano, se vai fino in fondo, è composto di molecole e di atomi. Poi sappiamo pure che gli atomi a loro volta sono costituiti da particelle che sono il protone, il neutrone, l'elettrone. Poi a loro volta questa realtà. Dice, noi non la conosciamo, siamo a livello, ai tempi di Kant non c'era, ma oggi lo sappiamo, siamo a livello della fisica dei quark, a livello della fisica subatomica. Ecco. E vabbè, possiamo dire la stessa cosa relativamente al tempo e allo spazio. Sappiamo tutti oggi come oggi che il tempo non esiste. Oggi non si parla più di tempo, ma si parla di spazio-tempo, tempo-spazio. Cioè, il tempo non è qualcosa che tu tocchi, lo tocchi. Lo spazio lo tocchi, lo spazio. Lo spazio lo tocchi. Tu lo tocchi, il tavolo lo tocchi, il tavolo. Ma il tempo, dove sta il tempo? Il tempo è il cambiamento, per cui oggi non si parla più separatamente di spazio e di tempo. Oggi si parla di spazio-tempo, tempo-spazio, spazio-tempo. E così, ritornando a Immanuel Kant, il grande Immanuel Kant, non si deve fare, caro Immanuel Kant, non si deve fare la separazione tra il fenomeno che è ciò che appare e il noumeno che è ciò che sta, che so, dietro il fenomeno e che è inconoscibile. No, no. Sono due realtà che stanno insieme, sono inseparabili, inseparabili. Per cui la realtà è contemporaneamente fenomenica e noumenica, noumenica e fenomenica. È un grande filosofo, anche sia chiaro, e ci sono le sue tre grandi critiche. La critica della ragione pura, la critica della ragione pratica, la critica del giudizio. A me la critica della ragione pratica non è mai piaciuta, eh? Mai piaciuta. Invece andiamo bene con la critica della ragione pura. La critica della ragione pura non mi è mai piaciuta, dove appunto c'è la distinzione tra fenomeno e noi. Invece mi è piaciuta la critica della ragione pratica. La critica del giudizio. Allora, torniamo al discorso. L'abito fa il monaco. L'apparenza non inganna, non inganna. E la filosofia di Kant, che è un grande filosofo, tuttavia, per certi versi, assomiglia un po' alla filosofia di Cartesio, il grande Cartesio, quello delle coordinate cartesiane. E che dice Cartesio? Che dice? Dice cogito ergo sum.
penso, quindi esisto. Dice così, cogito ergo sum. No, no, io nella mia storia della filosofia ho detto che Kant, cioè che Cartesio non doveva dire cogito ergo sum, no, 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 doveva dire sum ergo cogito, cioè ci sono, esisto, esisto. Quindi penso, esisto, prima c'è l'essere e dopo viene il pensiero. Ecco, anche Martin Heidegger, grandissimo Martin Heidegger, Seine und Zeit 1927, essere tempo. Poi Martin Heidegger è celebre perché ha detto che l'uomo è il pastore dell'essere. L'essere, no, 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 Martin Heidegger, è l'essere ad essere il pastore dell'uomo. Noi non siamo nulla confrontati all'essere, l'essere, anche qua l'essere, in filosofia l'essere. Cerchiamo di essere pragmatici. Invece di dire essere, diciamo l'universo infinito ed eterno. Ah, dai. Beh, insomma, cari amici, ricordatelo bene, non è vero che l'abito non fa il monaco. No, no, l'abito fa il monaco. L'abito fa il monaco. E non è vero che l'apparenza inganna. No, no, l'apparenza non inganna. Quando voi vedete una bella donna, è l'apparenza. Ma dove sta l'inganno? L'apparenza inganna, dove sta l'inganno? Perché una bella donna per non ingannare deve essere, scusate, una brutta donna? Scusatemi, l'apparenza di un'automobile per non ingannare, deve essere una brutta apparenza, deve essere. No, 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 l'apparenza non inganna. L'abito fa il monaco. Va bene, cari amici, questa è una modesta, modesta lectio magistralis da parte di un ex professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, che ha scritto la sua storia della filosofia. Ecco qua. Le cose che vi sto dicendo ora le trovate qua e non c'è neanche bisogno di comprarla questa storia della filosofia che tra l'altro costa 4 soldi, costa euro 1,99. Basta andare su YouTube perché la mia storia della filosofia è costituita da 31 video, è una storia della filosofia parlata. 31 video che voi li trovate tutti su YouTube, gratis, gratis, gratis. Va bene, cari amici, va bene, cari amici. L'apparenza non inganna e l'abito fa il monaco. Ok, a tutti voi tanti cari saluti dalle opere di Serafino Massoni.